Una buona giornata a Massimo Guerrieri, che è titolare di Q Consulenze Finanziarie, bentornato. E una buona giornata a Paolo Giovanardi dell'Ufficio Studi di Q Consulenze Finanziarie, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Guerrieri, ci aiutate anche a capire le notizie economiche. Abbiamo in questi giorni molto sentito parlare di speculazioni a livello internazionale. Cosa sta succedendo e quali sono le conseguenze anche per noi? Sì, notiamo come da inizio anno c'è un aumento della volatilità, era già prevista, siamo nella norma. Diciamo che abbiamo tre motivazioni principali. La prima è ovviamente la voglia di guadagnare, perché i tassi sappiamo che rimangono molto bassi, con scadenze corte, rendimenti negativi, e di conseguenza la speculazione è una via facile per fare soldi con i soldi. La seconda motivazione è che con i mercati ai massimi, un po' quasi tutti, sia gli azionari che gli obbligazionari, diventano mercati più nervosi e di conseguenza abbiamo questi alti e bassi improvvisi proprio perché c'è chi consolida appunto guadagni e chi invece vuole continuare a cavalcare questi trend. E poi la terza motivazione forte che vediamo sono queste manovre delle banche centrali che sappiamo dovranno continuare anche per tutto il 2021, cioè la stampa di denaro a supporto delle manovre governative, però fa sì che si possono prendere soldi a prestito a tassi, non dico negativi, però sicuramente rasenti allo zero. E quindi è lecito per chiunque, ma io penso ai grossi investitori, prendere soldi a prestito a zero per poi provare appunto a fare soldi con i soldi. Quindi abbiamo anche, Guerrieri, qualche titolo di quotidiani finanziari, per esempio Milano Finanza ci fa il quadro di questi mercati e di quello che dobbiamo aspettarci anche dal 2021. Titoli dei giornali sono quasi tutti all'unisono, cioè parlano di bolle speculative, rischi sui mercati finanziari, perché mercati ai massimi, oggi abbiamo nove mercati tra i principali a livello mondiale che sono sui massimi e noi vediamo dalle nostre analisi che spesso questi valori non sono supportati da analisi fondamentali, quindi si discostano dall'economia reale. Ma appunto le motivazioni che noi vediamo sono proprio date da una parte dal fare soldi con i soldi, cioè dalla voglia sfrenata di guadagnare tanto in breve tempo, e dall'altra, se io poi riesco a farlo perché ho le armi, cioè ho il denaro che mi costa poco, sicuramente è una tentazione molto forte. È inutile dirlo che i piccoli risparmiatori dovrebbero ben guardarsi, ovviamente, no, dal fare movimenti analoghi perché se si può guadagnare tanto in breve tempo, ovviamente si può anche perdere tanto in breve tempo. Cioè la speculazione è a somma zero, Quindi se c'è chi guadagna, c'è anche chi perde. Ecco, Giovanardi, abbiamo letto molto in questi giorni anche di gruppi di, diciamo, non so se vogliamo chiamarli speculatori, comunque di persone che stanno intervenendo, anche con profili molto diversi da quelli dagli investitori che abbiamo conosciuto sino ad oggi. Si parla di giovani, ci aiuta a capire meglio di cosa si tratta. Sì, allora approfittiamo anche per fare un po' un aggiornamento su tutte le notizie, i nomi nuovi in inglese che sentiamo ormai tutti i giorni dai giornali, dalla TV. Partiamo anche dalla constatazione che al momento i mercati finanziari sono, nei mercati finanziari, diciamo così, spadroneggiano in sostanza i grandi fondi di investimento. Questi fondi di investimento hanno la possibilità di investire, come fanno tutti, al rialzo sui titoli, cioè ad esempio sulle azioni soprattutto, ma anche fare scommesse al ribasso. Si dice in gergo assumere posizioni ribassiste, cioè guadagnare se quella singola azione sulla quale io sto scommettendo scende anziché sale. Allora, che cosa è successo nelle ultime settimane, in realtà negli ultimi mesi? Si sono creati a partire dagli Stati Uniti queste cosiddette community, non sono altro che grandi
grandi insiemi di persone riunite mediante delle specie di social network. La più famosa, adesso un po' sulla bocca di tutti, è questa Reddit, che non è altro che un social network, quindi facciamo conto ad esempio Facebook, dove queste persone sono prevalentemente giovani, i cosiddetti millennials, quindi l'ultima generazione e la prima che si affaccia per la prima volta negli investimenti, che si in un certo senso coalizzano scambiandosi informazioni finanziarie e sostanzialmente fanno, in queste ultime settimane l'abbiamo visto chiaramente, provano a fare questa specie di guerra finanziaria contro i grandi fondi di investimento, cioè investono in massa su singoli titoli o su singole materie prime, abbiamo visto l'argento proprio in questi giorni, come fa vedere questo articolo, cercano di far saltare il banco, cioè di far perdere soldi ai grandi fondi di investimento che invece scommettevano al ribasso, come dicevo prima, e quindi noi assistiamo a dei su e giù, delle variazioni sui mercati enormi, tra l'altro a volte anche contratti in un certo senso pittoreschi, cioè ad esempio la piattaforma, cioè il canale principale di cui si servono queste community, questi insiemi di persone, di investitori, si chiama Robinhood, e questo evoca ad esempio il concetto di rubare i grandi per esatto, dare... Ma secondo lei sarà così? Prenderanno i ricchi per dare ai poveri? Ma allora, diciamo che questo ci fa capire, ad esempio questo articolo fa vedere come la speculazione in realtà è andata su tutti i mercati, quindi a partire dagli Stati Uniti, ieri e anche ieri l'altro, in Italia sui titoli soprattutto tecnologici, ma sono solitamente titoli che oggi hanno scambi minimi, come ad esempio Tiscali, si può vedere in questo articolo. Questo ci fa capire come la finanza è diventato un enorme gioco d'azzardo, un enorme casino, dove tanti si fanno guerra con l'obiettivo di portare qualcosa anche nelle proprie tasche. Ecco, questo è un po' quello a cui stiamo assistendo. E intanto, a proposito di effetti sui mercati delle notizie, guardate l'ultima ora dell'ANSA, lo spread va giù a 107 dopo Draghi, quindi l'annuncio di ieri sera a mercati chiusi, e però poi appunto oggi riaprono, della scelta del Presidente Mattarella di convocare Draghi al Quirinale per un possibile incarico di governo, Guerrieri sta già facendo vedere i suoi effetti, almeno dal punto di vista economico, dei numeri. Sì, sì. Beh, diciamo che purtroppo l'Italia conta poco a livello mondiale, quindi che lo spread sia a 100, 120, diciamo che più la BCE che però ci Draghi sta dando una grossa mano. Cioè il fatto che l'Italia sia guidata da Mario Draghi, ex presidente della BCE, secondo lei Guerrieri può aiutare il nostro paese anche nelle performance internazionali a prendere qualche A in più? Diciamo che noi abbiamo necessità di avere stabilità, quindi dipende se le forze politiche riusciranno a dare stabilità al nostro paese. Come dicevamo in un intervento recente, negli ultimi 75 anni abbiamo avuto 66 governi, quindi vuol dire cambiare governo ogni anno e mezzo negli ultimi 75 anni. Purtroppo noi abbiamo questo grosso problema, che rispetto agli altri paesi abbiamo poca stabilità. Senza andare troppo a ricercare le cause, questo fa sì che diventiamo un paese debole e aggredibile, anche se è molto forte, ma no, perché molto forte nel senso che abbiamo un paese bellissimo con un variegato, no? Industria, manifattura, no? Anche a livello appunto di primizie, no? Sappiamo come la nostra creatività nel mondo è un'eccellenza, però se non riusciamo a essere uniti, no? Sembra che l'unione fa la forza. Fino a oggi il nostro punto debole è stato un pochino questo, ma qua risale dal Medioevo. Quindi, quando gli altri paesi erano già delle potenze, noi eravamo ancora dei comuni e delle signorie che si faceva la guerra, quindi dovremmo fare questo grosso passaggio e non farci più la guerra tra di noi, ma proprio perché altrimenti non ne usciremo a maggior ragione in un periodo di crisi mondiale come questo. Quindi insomma potrebbe essere che per Draghi sia stato più facile salvare l'euro che l'Italia, ma lo vedremo. Speriamo che non sia così ovviamente. Tornando invece Guerrieri al tema di questi nuovi, non so come chiamarli, investitori, sono veramente nuovi oppure no? Diciamo che i movimenti speculativi dal 2000 in poi ci sono sempre stati. Perché? Perché nel 99 c'è stata una legge, Steagall-Glass,
che ha permesso alle banche commerciali di fare anche le banche d'affari, cioè di speculare con anche i soldi dei clienti o i soldi presi a prestito dalle banche centrali, per, no, che anziché prestarli all'economia spesso e volentieri usano la speculazione. Quello che vediamo oggi, e commento questo articolo, è che anche i piccolini, come diceva giustamente Paolo, vogliono montare sopra, no, questo gioco d'azzardo fondamentalmente. Quindi finché era, no, legato alle grosse banche, ai grossi fondi, diciamo che l'investitore, no, cercava di investire usando i dati fondamentali e bene o male ha sempre cercato, insomma, era abbastanza protetto. Oggi vediamo che anche i piccolini vogliono fare i trader, gli speculatori. Prima, appunto, quell'articolo di prima diceva che le famiglie americane hanno livelli di record di azionario e stanno usando anche gli aiuti che il governo sta dando in questa lotta alla pandemia poi per giocarseli in borsa. Quindi un po' quello che vediamo è proprio un grande gioco d'azzardo, dove ci sembra giusto, no, e dirlo, perché noi ci aspettiamo per tutto il 2021 questi movimenti importanti, proprio perché siamo a fine di un ciclo rialzista o lì vicino. Abbiamo queste manovre che continueranno e normalmente negli ultimi 20 anni chi ha pagato il conto sono stati i piccoli risparmiatori. E quindi questo anche articolo, no, la bolla high tech. Consideriamo che il Nasdaq, che rappresenta l'high tech americano ma mondiale, da marzo a oggi ha raddoppiato, cioè in 7 mesi, 8 mesi ha raddoppiato il suo valore. Noi ci ricordiamo già nel 2000 un'altra bolla high tech, ecco. Quindi dobbiamo ricominciare, cioè l'investitore tra virgolette normale, a nostro avviso, deve ricominciare a reinvestire usando i valori fondamentali, quindi pianificando innanzitutto i propri risparmi in base alle proprie esigenze e al proprio grado di rischio, e poi una volta deciso la propria volatilità, non quella del mercato ma la sua interna, andare a vedere dove sono le opportunità basandosi sui valori reali e non invece facendo delle scommesse, perché lo reputiamo in questa fase molto pericolosa, al di là anche, no, che poi può dare anche dei pensieri, e il denaro dovrebbe servire a dare tranquillità e non dare pensieri o dormire male la notte. E così, Giovanardi, a proposito appunto di queste novità, questi nuovi investitori, queste nuove opportunità, come poi dobbiamo difenderci dai rischi? Ci sono delle regole, ci sono delle norme che ci difendono anche dalle scelte sbagliate? Allora, io richiamo soprattutto, diciamo così, a 3 punti che penso siano molto importanti da seguire oggi. Il primo è certamente essere consapevoli della situazione in cui siamo. Sembra una cosa banale, ma ad esempio poche settimane fa addirittura il Fondo Monetario Internazionale ha messo in guardia sul fatto che ci sia un'alta probabilità di avere instabilità finanziaria. Cioè, che ragionamento ha fatto? Un ragionamento molto semplice, nel dire che c'è questo scollamento tra finanza, che oggi spadroneggia un po' in tutti gli ambiti e che è ai massimi di sempre nella maggior parte dei mercati, e l'economia, dove tra l'altro proprio ieri uscivano i dati sull'Italia, no? I dati a consuntivo, diciamo così, del 2020, e ci dicono che il PIL dello scorso anno, per fare l'esempio dell'Italia, ma si potrebbe, come sappiamo, fare tanti altri esempi di altri stati, siamo intorno al -9, che è il dato peggiore nella storia italiana dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi, primo aspetto è certamente tenere presente che questo scollamento porterà, io penso almeno ancora per un paio di anni, una forte instabilità negli investimenti, e quindi serve prudenza. Un secondo aspetto è quello a cui richiamava prima Massimo, cioè andare, che è la vera difficoltà anche da parte nostra, quindi a maggior ragione anche per chi è investitore comune, la preoccupazione deve essere quella di trovare investimenti che abbiano sottostante un valore, siano poi queste aziende, cioè ad esempio azioni o materie prime o cose di questo genere. L'importante è avere qualcosa in mano che con la minore possibilità possibile possa evaporare. È chiaro che siamo sempre più chiamati ad andare a vedere, ad esempio, nei fondi comuni, che sono un grande insieme di centinaia e centinaia di investimenti, andare a capire cosa c'è in realtà, perché oggi la leggerezza su questo tipo di investimenti non paga più e anzi può portare a dei rischi importanti. Quindi, secondo punto, è vedere e essere certi di avere un valore in mano.
E il terzo punto è quando anche si va a individuare dei titoli delle aziende sane, andare a essere sicuri che siano in un mercato con una buona capitalizzazione. Cosa vuol dire? Che siano titoli che abbiano degli scambi consistenti a livello mondiale. Perché questo? Perché la speculazione solitamente si abbatte sulle aziende o sui titoli meno scambiati, dove cioè pochi investitori possono fare il bello o il cattivo tempo. Se invece abbiamo strumenti che hanno scambi molto ampi, è chiaro che diventa sempre più difficile che pochi ne possano condizionare l'andamento. Sono tre piccoli suggerimenti che però noi stessi consigliamo ai nostri clienti, perché certamente siamo in un territorio inesplorato, in una fase molto particolare, e quindi è bene che anche noi ne prendiamo atto di conseguenza nelle nostre scelte di investimento. Ecco, questa fase particolare, Guerrieri, è momentanea, transitoria o si può prevedere che possa durare? Beh, noi pensiamo che durerà, proprio perché le cose da sistemare sono tante. E anche il motivo per cui spesso consigliamo ai nostri telespettatori, no, di approfittare, no, della nostra disponibilità finché riusciamo nel fare queste analisi gratuite del rischio e no, della volatilità proprio sui portafogli, è proprio per usare questi momenti, tra virgolette, ancora abbastanza tranquilli, proprio per, come diceva Paolo, togliere quella rischiosità che noi vediamo dentro ai fondi comuni e mettersi alla ricerca di opportunità, cioè avere valore, perché una cosa che ha valore, cambiano gli scenari, ma normalmente il valore rimane, e a maggior ragione se riesco a comprarlo a sconto, tanto meglio, che appunto mi diventa un'opportunità. Quindi è un momento dove noi consigliamo proprio ai nostri clienti, ma chiedo anche, insomma, a chi ci ascolta se ne vuole approfittare, proprio di lasciare, no, i rischi agli altri e concentrarsi sulla ricerca delle opportunità. Esatto, noi teniamoci le opportunità e i rischi lasciamoli agli altri, mi sembra molto saggio. Grazie mille a Massimo Guerrieri e a Paolo Giovanardi di Q Consulenze Finanziarie, grazie per le vostre analisi e per i vostri consigli.